Amici di Futsal TV, benvenuti qua al Pala 200 di Settimo Torinese per la 14ª giornata di Serie A New Energy Futsal. Vedremo la partita che vedrà L84 scontrarsi contro Todis Lido di Ostia. È iniziata la partita subito con un'azione offensiva della L84 che non arriva a buon fine. Proprio Sanchez, Simono, i ragazzi. E attenzione! Arriva la prima rete. Arriva con un autogol proprio del numero 12, Culi. Palla difficilissima per Iosico, che però la riesce a controllare. Iosico si accentra! E c'è il gol del numero 10, Iosico, che porta il risultato sull'1-1. Assolutamente, proprio Murillo va a fermare Cutrupio, perlomeno lo va a disturbare, e poi viene fischiato un fallo con annesso cartellino giallo per l'estremo difensore Leandro contro Siqueira. Va Leandro e trova il 2-1 per la squadra ospite. Rigore battuto magistralmente, che ora tentano di gestire il contropiede con il secondo autogol della partita per la L84. Questa volta Lucas Siqueira. Lido di Ostia si è messo in difesa come se giocasse contro l'uomo in più. Jonas al volo di Ponto. Chi dice di no? Se questa palla fosse entrata staremmo commentando un gol meraviglioso da quella posizione completamente defilata. Scusate, attenzione! Attenzione, attenzione! Terzo autogol della partita. Bellissimo gesto di fair play tra i due. Questa volta però mi tocca anche sottolineare le lacune di Iosico, che ha lasciato veramente troppo spazio tra lui e l'avversario, gli ha dato modo di stoppare il pallone, poi per sua fortuna è riuscito a recuperare in un secondo momento, ma altro rischio della L84 che qui si vede subire un'altra ripartenza. Attenzione Leandro, fermato da Jonas, con Cutrupi che libera il numero 9 Recasens per il 4-2. Per l'inizio del secondo tempo di questa fantastica partita tra L84 e Lido di Ostia, che è iniziata subito con il gol del numero 17 Giorginio. Cutrupi si fa vedere in mezzo, può esserci l'appoggio lontano per Esposito, e invece arriva un gran gol da parte di Leandro, che stava esultando. Confusione anche tra i direttori di gara, che adesso assegnano la rete. Probabilmente, sarò sincero, faccio veramente difficoltà a capire cosa sta succedendo. Anch'io, perché tutta la squadra dell'L84 è andata ad accerchiare l'arbitro, e adesso vediamo anche la panchina del Lido di Ostia allontanare il capitano, allontanare in maniera veemente Cutrupi. Si alzano i toni, scene che purtroppo non vorremmo mai vedere sui campi da futsal, ma in realtà sui campi di alcuno sport. Continua a avere difficoltà a capire innazitutto il perché è stato annullato il gol. Da è vedere e rivedere, assolutamente, okay. Da vedere e rivedere. Mi dispiace dirlo, non gli abbiamo dato il giusto valore, perché non ce ne siamo accorti neanche noi nell'immediato. Stavamo, anche noi eravamo convinti di una palla in mezzo, invece Leandro ha trovato. Lasciami dire che anche l'arbitro era convinto di qualcosa, non so di cosa, perché non ha indicato il centro del campo, assegnando quindi il gol subito al Lido di Ostia, che però fatto sta che qui rischia anche di farlo e l'ha fatto con la rete di Sanchez, che fa valere l'uomo in più. 7-2 il risultato. Sanchez mette, Pozza sbaglia il controllo, lancio e trova la rete del 9-2, il numero 17 Giorginio, doppietta per lui. Ne approfitto per dire che anche la capolista continua il suo dominio nella Serie A. Due dei reti segnati al Meta Catania, che risponde con un solo sigillo.
E adesso Josico va a trovare la sua seconda rete per accorciare leggermente le distanze. Giorginio dà indicazione al capitano, a Iovino, che per il Lido di Ostia può andare bene così. Il capitano accetta sportivamente con un cenno, e allora agli ultimi due secondi di questa partita, con il ricordando il risultato di 8-3, vi salutiamo. Buona serata da Roberto Camandona e Andrea Carinci.